Ciao a tutti, belle Bello, quella mie. flashata lì sopra è bellissima. Oh, ora sì! Adesso sì che prima no. Lele, come stai? Bene, bene, posso dire stare bene, libero di prima. Stanco. Sei libero perché sei sempre stato libero, quindi è soltanto una conferma. Hanno provato a calunniarti, a calunniarci. Perché? Perché il personalismo e l'egocentrismo ne ha fatto da padrona. Però non è possibile. Non è possibile perché la legge, quando viene esercitata, può durare 4 ore, quindi può stremarti, ma alla fine di un'udienza se ne può parlare. Lei ha parlato l'avvocato per te? E Lele, tu non hai parlato per niente? Parlato. Lele, non ti sei identificato? Certo. Lele, non è stato messo agli atti la nostra scrittura privata? Che strano, Lele. Tante belle cose. Quindi, in realtà bisogna dire che in virtù del verbale dell'udienza, noi domani produrremo i nostri atti in accompagnamento di quel verbale. È già stato prodotto qualcosa oggi, domani andrà a concludersi tutta la procedura e tra queste procedure ce n'è una molto, molto simpatica. I danni sono talmente tanti, quelli provocati, che provando a dare la DASPO, vero Lele? Ti è stata la DASPO? No a te, no a te, all'ex cittadino. E magari intimorendolo e facendolo tornare a casa, evitiamo che venga a galla tutta la melma. Eh no, non lo permetteremo. I video parlano, le testimonianze parlano, c'è poco da aggiungere di questo documento. Sappiate che all'uscita dal tribunale è stato lasciato un ulteriore documento ad Emanuele. Chi lo lascia, Emanuele, questo Lo lascia il questore della provincia di Grosseto. documento? Cominciamo a leggerlo. Letta la proposta di irrogare il provvedimento del foglio di via obbligatoria con divieto di ritorno nel comune di Grosseto, formulata dalla divisione polizia anticrimine della questura di Grosseto in data 27 giugno 2024, nei confronti di Vertemare Emanuele, nato a tratto in arresto in data 26 giugno 2024, da personale di IGOS della Questura di Grosseto per reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, nonché segnalato per i reati di favoreggiamento personale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Un attimo, Lele, cominciamo con dichiarazioni di falso. Dichiarazioni. Prima fra tutte, si rifiuta di indicare le proprie identità personale. Seconda, favoreggiamento. In base a cosa? Terza, dichiarazioni di falso. Mica tutto il personale DIGOS si è occupato dell'esecuzione. Quindi mi dispiace, ma noi vogliamo un nome e un cognome. Non preoccupatevi, ci arriveremo a quel nome e quel cognome. Andiamo avanti. Verificato che dalla comunicazione dell'organo di polizia proponente si evince che, data 26 giugno 2024, personale della DIGOS. Un attimo, Lele. Cioè, la DIGOS, Polizia di Stato, braccio della Polizia di Stato, propone al questore, quindi nello stesso palazzo, un provvedimento di foglio di via. Come poteva rispondere? Non c'è mica un Non c'è. conflitto di interessi. No, 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 No! no, 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 no. Infatti, vediamo. Il personale della Digos si recava in piazza Tamberini, ove. Ah! Dichiarazione di falso. Non è così perché eravamo in via Liri
e come per il mio documento consegnato, in realtà nel momento in cui non è stato apposto il cambiamento del luogo dove viene consegnato il documento, l'atto, c'è un errore di forma. Per dare esecuzione, ove insiste il Tribunale di Grosseto, per dare esecuzione a un decreto di perquisizione personale emesso nei confronti di persona nota a questo ufficio. Chi è la persona nota a questo ufficio? Chi è che prende la responsabilità di identificare la persona alla quale insiste il tribunale per dare esecuzione a un decreto di perquisizione personale? Chi ha preso questa responsabilità? Durante l'operazione in argomento, un individuo, identificato poi per Vertemare Emanuele, Chi è che prende questa responsabilità anche in questo caso? un individuo, che nel frattempo era giunto in loco impugnando il proprio smartphone, chiamava ogni istante dell'operazione degli atti, riceveva. Meno male perché grazie anche alla testimonianza audio e video di Lele, perché da lontano ci vede accerchiate e in pericolo, perché eravamo due con accerchiamento di quattro uomini e due donne, meno male che Lele ha filmato. Riceveva dalla persona sottoposta a perquisizione il lei cellulare, invitandosi ad espresse richieste degli operatori di consegnarlo in quanto oggetto di sequestro, e ripiegandosi su se stesso e indietreggiando, cercava di sottrarsi all'azione di recupero. Dichiarazione di falso. C'è la testimonianza nella quale, in virtù dell'aggressione che si stava producendo su Emanuele, io dichiaro Lele, lasciagli il telefono. Malgrado un'altra intimazione in forma orale a consegnare il telefono, l'uomo si rifiutava nuovamente di consegnare il cellulare che doveva pertanto essere tolto dalle mani al fine di eseguire l'ordine impartito dalla GCOMP. No, 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 si dice. Infine lo abbiamo rubato. Nella circostanza, il Vertemara veniva invitato Chi è? per il Il Signore scende dal cielo. uno di tanti. Veniva invitato più volte dagli operatori a declinare le proprie generalità, ma questi si rifiutava categoricamente. Falso, perché se è noto alle persone indicate, come potete dichiarare che si rifiutava, visto che ciò che è stato richiesto era perché, ed è un diritto, si chiama diritto. Al momento dell'invito ad entrare all'interno della volante, Ah, è un invito! al fine di essere accompagnato in questura per il fotosegnalamento e la redazione dei successivi atti, l'uomo si rifiutava e anzi abbracciava e stringeva con forza altro soggetto ivi presente. Chi è? Chi era questo altro soggetto ivi presente? Non identificato. No! Ma come? Se prima dichiarate che è lo stesso soggetto, eh? Quindi c'è una incongruenza tra le dichiarazioni. Per impedire l'accompagnamento negli uffici di polizia. Sarà mica perché in virtù dell'invito ha declinato perché non era obbligato a entrare in auto? Durante l'esecuzione delle operazioni, il Vertemara si opponeva attivamente all'esecuzione dell'accompagnamento anche con gomitate, spinte e calci. Effettivamente abbiamo il figlio di Bruce Lee e non ce ne eravamo mica resi conto, perché Emanuele con la sua esile corporatura è riuscito a, con un colpo di qua e un colpo di là, a sferrare sei uomini che erano armati e hanno lasciato invece segni sui nostri corpi. Oltre che graffi che colpivano uno degli operatori della Digos. I graffi colpiscono. Aspetta, Lele. No, Come gliel'avremmo fatti i graffi? non lo so. Io me le mangio. Tu fai vedere quante, le unghie lunghe che ha. Che lunghe! È per vederti Regno. meglio! Che nell'occorso riportava lesioni refertate da personale medico del locale pronto soccorso dell'ospedale Misericordia in escoriazione longitudinale di circa 6 centimetri. Cazzo!
Autolesionismo allo stato puro, stiamo male, signori. Sul dorso della mano destra, scoriazione trasversale di 1 cm dalla base della mano sinistra, ulteriori segni riferibili a graffio a livello del braccio sinistro, con prognosi di 2 giorni. Praticamente l'unico che era lontano, perché non riusciva a prendere Emanuele, nemmeno me, perché c'erano gli altri cinque, si è fatto male. Dove? Alla panchina? Oppure al ramo? Dove? Per i fatti sopra esposti, il vertemala Emanuele veniva tratto in arresto per i reati di cui agli articoli 336 del codice penale, nonché denunciato in stato di libertà per i reati di cui agli articoli 378 e 652 Non del codice vorrei essere nei vostri panni. Non, no, giusto bere, giusto bere. penale. Rilevato che il vertemala Emanuele ha a suo carico numerosi precedenti di polizia per i seguenti reati. In data 18 gennaio 2023, deferito dal comando stazione di Appiano per il reato di invasione dei terreni o edifici. Ma se mi In data 16 febbraio 2023, deferito dal comando stazione di Appiano per i reati di invasione di terreni o edifici e procurato all'anno presso l'autorità. In data 28 febbraio 2023, dal comando stazione di Appiano per il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. In data 11 marzo 2023, deferito dalla Polizia Locale di Milano per i reati di procurato allarme presso l'autorità, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sull'identità personale, nonché per trattamento illecito di dati. In data 17 marzo, dal comando di Cornaredo per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. In data 13 aprile, dal nucleo operativo radiomobile di Monza per il reato di resistenza pubblico ufficiale. In data 18 aprile 2023, dalla Polizia Stradale di Firenze per il reato di resistenza pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. In data 3-10-2023, dal comando di Bardonecchia per violazione dell'articolo 221 della TUS, obbligo di dotazione e di esibizione di documenti d'identità riconosciuti. In data 11 gennaio 2024, dalla Polizia Stradale di Susa per i reati di rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, insolvenza fraudolenta, uso di atto falso. In data 3 aprile 2024, dalla Digos della Costruzione di Grosseto per violazione delle disposizioni su luogo pubblico aperto al pubblico, ex articolo 18 TUS. In data 7 maggio 2024, dalla Digos della Costruzione di Grosseto per il reato di invasione dei terreni o edifici. Ma questi grandi criminali sono ancora per strada, a piede libero. Cari signori, regge poco l'accusa di questi reati. A, perché è tutto certificato, comunicato, denunciato, dichiarato. B, perché se c'è una cosa che abbiamo chiarito sin dall'inizio è la nostra identità. C, non è possibile lasciare a piede libero un criminale così pericoloso. E solo dopo un anno e mezzo arrivano i paladini della giustizia, come la Digos di Grosseto, e allora mette nel sacco questo grande criminale. C'hai il braccialetto, infatti, vero? Un pezzo No. perso. C'hai l'obbligo di firma, infatti, vero? No. Sei uscito su cauzione? No. Sei in libertà vigilata? Niente. E allora, che? E no, no. Il resto ve lo raccontiamo domani mattina. Vi diamo il buongiorno, come noi l'abbiamo dato la buonanotte alle nostre identità, confermando che la legge, la purezza e la trasparenza vincono sempre. Grazie a tutti. Grazie. Buonanotte, Grazie. alla prossima!